Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultime notizie. Buona visione. Il ciclone tropicale Iaas in India chiede l'evacuazione di un milione di persone. Il ciclone tropicale Iaas, la seconda tempesta della stagione dei cicloni, si è formato nell'oceano indiano settentrionale il 24 maggio. Si prevede che il sistema attraverserà la costa settentrionale dell'Odisha e del Bengala occidentale il 26 maggio come una tempesta ciclonica molto forte con velocità del vento di 155-165 km e raffiche fino a 185 km all'ora. In alcuni punti possono crollare fino a 300 mm di precipitazione e la tempesta raggiungerà 3-4 metri. Le autorità di Odisha e West Bengal hanno ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone. Alle 18 del 24 maggio, il centro del ciclone tropicale, Yaas, si trovava a circa 390 chilometri a sud-est della città di Paradip. Le autorità hanno evacuato circa 3,5 milioni di persone dalle aree costiere. La Guardia Costiera indiana ha dispiegato navi e aerei e ha allertato un gruppo di soccorritori nel Golfo del Bengala per assistere le popolazioni della costa orientale, colpite da Yaas. Con l'avvicinarsi del ciclone, il governo dello Stato dell'Odisha ha esortato i medici di quattro aree costiere dello Stato, nonostante la minaccia di un disastro naturale, a garantire la vaccinazione ininterrotta della popolazione contro il coronavirus e la fornitura di elettricità agli ospedali dove i pazienti con Covid-19 sono in trattamento. Lo Stato americano del Kansas si trova quasi al centro del cosiddetto Vicolo del Tornado, e apparentemente non in vano, Ellie dalla Fiaba di Volkov, il Mago della Città di Smeraldo, o Dorothy dalla Fiaba di Baum, il Mago di Oz, hanno iniziato il loro viaggio lì portati via da un uragano o da un altro un tornado. All'inizio di questa settimana, 24-25 maggio 2021, il Kansas ha confermato ancora una volta il fatto che non per niente è incluso nel Vicolo del Tornado. Sul territorio dello Stato si sono formati potenti tornado per due giorni consecutivi, per i quali i fan della caccia alla tempesta hanno aperto una vera caccia. Un grande ed estremamente pericoloso tornado si è abbattuto nei pressi della città di Selden, Kansas, lunedì notte, hanno detto i funzionari, ferendo una persona e lasciando una scia di danni. Il tornado ha danneggiato edifici, case, un bunker, alberi e ha ribaltato un semirimorchio e un treno. Martedì, il Servizio Meteorologico Nazionale ha assegnato al tornado un rating F1 con un vento di picco stimato di 110 miglia all'ora, o 49 metri al secondo in unità più convenzionali. L'ufficio dello sceriffo locale ha detto che 38 proprietà in città hanno subito danni significativi e altre 84 hanno subito danni minori. Il giorno prima a Yerevan era scoppiato un forte temporale. È stato preceduto da un vento burrascoso che ha strappato il tetto dai tetti, abbattuto alberi e danneggiato i pali elettrici. Segnali sui danni causati dal maltempo sono pervenuti anche dalle regioni al centro gestione crisi. Quindi, la capitale dell'Armenia, la città di Yerevan, si è trasformata in una sorta di tornado americano dal 23 al 24 maggio 2021. Lì, per due giorni di seguito, testimoni oculari hanno osservato un tornado. Secondo le stazioni meteorologiche ufficiali, a una temperatura dell'aria di più 31, più 34 gradi, in città sono stati notati temporali con piogge torrenziali e raffiche di vento di forza uragano 33 metri al secondo. Secondo il Ministero delle Situazioni di Emergenza dell'Armenia, il vento dell'uragano ha causato danni significativi. Ha strappato i tetti di diverse case, ha abbattuto molti alberi, ha interrotto l'alimentazione elettrica. La rivolta degli elementi si è conclusa con un potente temporale elettroattivo notturno. Dagestan. Le forti piogge hanno provocato colate di fango in uno dei villaggi di montagna. Flussi di fango scorrevano per le strade, spazzando via tutto sul loro cammino. Diverse case sono state allagate, la strada Buinax Gimri Kirkata è stata gravemente danneggiata e una sezione al 48 km è stata spazzata via. Il traffico in autostrada è chiuso, viene organizzata una deviazione lungo il passo a Schiltinsky. Oggi inizieranno a riparare la carreggiata. La pioggia nella Repubblica non si ferma da diversi giorni. Il lago Kivu è in fiamme. Metano ovunque dopo il terremoto M5.3 a Rubawa, in Ruanda. Danni significativi all'edificio sono stati segnalati dopo il terremoto M5.3 a Rubawa, in Ruanda, alle 9.3 minuti del 25 maggio 2021, l'USGS lo ha segnalato come M4.7 a una profondità di 10 km. Questo è il più forte dei tanti terremoti registrati nella regione dall'eruzione del vicino vulcano Niragongo il 22 maggio, inclusi M3.3, M3.7, M4.0, M4.4 e M4.7. I tremori scuotono la regione ogni 10-15 minuti. Oltre ai terremoti, ora si stanno formando crepe attorno al vulcano, anche nella zona di Rubawa a Goma e in Ruanda. I terremoti hanno anche causato il rilascio di gas naturale dai campi sul fondo del lago Kivu. Attraverso le crepe nelle viscere della terra, il gas filtra nelle città vicine. In alcuni punti, a causa dell'imprecisione, si accende e persino esplode. Lo stesso fenomeno si è verificato dopo le precedenti eruzioni del Nairagongo nel 1977 e nel 2002. Onde di tsunami inaspettate hanno colpito le coste del Messico e della Francia. Onde di tsunami inaspettate hanno colpito la costa messicana del Chiapas e negli ultimi due giorni hanno allagato il porto di Bonifacio in Corsica. Il bizzarro fenomeno ha colto di sorpresa residenti e turisti e danneggiato molte auto, edifici e ristoranti. Onde di grandi dimensioni, oltre due metri sopra la norma in alcuni punti, hanno colpito le bellissime spiagge del Chiapas giovedì sera. In alcuni punti, le onde hanno raggiunto i 3 metri di altezza e hanno spazzato via tutto sulle spiagge. Sebbene non siano stati segnalati gravi danni, molte case sono state allagate. Immagina di essere in vacanza e improvvisamente vedi un muro d'acqua di 3 metri che si avvicina e copre la riva. I funzionari dicono che il fenomeno delle onde alte potrebbe continuare per i prossimi giorni. Inoltre, i meteorologi prevedono forti piogge e forti venti lungo la costa. I meteorologi chiamano l'incidente un mini tsunami, ma l'altezza delle onde da 2 a 3 metri in qualche modo non si adatta molto a questo termine. Gli oceanologi hanno spiegato che l'oceano Atlantico si sta ora comportando in modo molto strano. Tuttavia, non hanno specificato in cosa si esprime esattamente questo strano comportamento dell'oceano. Potrebbe essere correlato a un'eclissi lunare totale mercoledì 26 maggio 2021. Scrivi le tue versioni nei commenti. Terremoti sulla Terra. Durante il giorno, sulla Terra si sono verificati 183 terremoti di magnitudo da 2.0 a 5.4, esattamente dove potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. Salar de Uyuni, la più grande palude salata del mondo, Bolivia. Uyuni è la più grande palude salata del mondo. Copre 12.106 km2, che è 5 volte l'area del Lussemburgo. L'enorme lago di montagna Minkin si è quasi completamente prosciugato 25.000 anni fa, lasciando dietro di sé un paio di piccoli bacini artificiali e due gigantesche saline, Uyuni e Koipasa. Il lago salato prosciugato di Uyuni è l'attrazione principale della Bolivia. Centinaia di turisti vengono qui ogni giorno per vedere paesaggi ultraterreni. Molto spesso, le persone si sforzano di arrivare a Uyuni durante la stagione delle piogge da fine gennaio a febbraio. In questo momento il deserto di sale è coperto da uno strato d'acqua e diventa uno specchio gigante in cui il cielo blu si riflette in contrasto. Ma anche nella stagione secca, la palude salata di Uyuni è incredibilmente bella e ci sono ancora più opportunità per la fotografia nello sconfinato deserto bianco accecante. Ogni anno qui vengono estratte circa 20 tonnellate di sale e la fornitura totale di sale di Uyuni è stimata in 10 miliardi di tonnellate. Il valore della palude salata non si limita al sale. Uyuni contiene circa 100 milioni di tonnellate di litio, che rappresenta fino al 70% delle riserve mondiali, abbastanza per le batterie di tutti gli smartphone che verranno prodotti nei prossimi 100 anni. Grazie per aver guardato il video. Se vi è piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.